Ben ritrovati in diretta con Mattina 9. Allora adesso ci siamo, appuntamento con la nostra rubrica di letteratura, che quest'oggi però non è soltanto presentazione di un libro, ma è una commissione, un punto d'equilibrio giusto tra musica e scrittura. Perché sto per presentarvi un libro, in realtà, di un grande percussionista partenopeo, qualcuno che ha suonato con i più grandi, da Pino Daniele a Tullio De Piscopo ed altri. Qualcuno che oggi presenta Come conquistare il mondo con una boatta. Boatta, termine tecnico partenopeo. Toni Cercola è qui di fronte a me, che saluto. Buongiorno, ciao, ciao. Boatta in realtà è lo strumento per compiere un po' le tue percussioni, Toni. Sì, diciamo la boatta in questo caso è una metafora, perché in questo libro, Come conquistare il mondo con una boatta, scritto con Antonio Del Rico, io parlo dei miei inizi di 30 anni fa. Quando io... C'è un po' la storia della tua vita, ma naturalmente con dei passaggi fondamentali della tua carriera professionale. Sì, 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 sì. Diciamo il mio inizio in quella stagione che era il Napoletan Power, questa stagione di grande cultura, di grande, questo grande laboratorio che era Napoli in quel periodo. Io venivo dal paese piccolo, balbuziente, vittima anche del bullismo. Infatti questo libro parla di tutti questi miei inizi scabrosi, un po' particolari, e poi si vince con la boatta. La boatta è una metafora che io regalo ai giovani, recuperando le passioni. Questo libro indica come coltivare una passione, che è sempre più raro, al di là dei social network, di Facebook. Io avevo un gettone telefonico, io approdai alle radio libere telefonando a una radio libera 35 anni fa con un gettone telefonico, e approdai in questa radio napoletana, che era Radio Nuova Napoli, da balbuziente. Imparai a parlare con la radio. Da questo poi ho recuperato il sound, fui cacciato chiaramente dall'intelligenza di allora, di questa, perché il Napoletan Power arrivava nella borghesia, hai capito? Quindi io ho dovuto lottare per farmi accettare. Tutto questo è un monito per i giovani. Insomma, trovare sempre degli spunti nuovi anche laddove ci sono delle problematiche oggettive. Quindi hai fatto anche di più, insomma, c'erano dei problemi iniziali legati proprio, ecco, alla persona in generale, e poi non soltanto li hai risolti, ma sei riuscito poi ad affermare quella che è, a confermare poi quella che è la tua passione. Intanto io ho tanta roba qui tra le mani, perché non c'ho soltanto il tuo libro, ho anche un CD. Patatrack, sì, che diciamo un po' più ti rappresenta rispetto al libro, perché è musica, naturalmente. No, tu sei un musicista, sì. E io ti chiederei di commentare un po' questo CD, raccontare un po' i testi, e di qui poi muoverci verso le esperienze che poi sono descritte bene all'interno del tuo libro. Dunque, il libro Come conquistare il mondo con la boate e Patatrack sono collegati. Ti spiego perché. Nel libro io parlo della mia prima, i miei primi passi con tutto il Napoletan Power, da tutti i nomi che sono enormi, da Eugenio Edward, da prima Gegé Di Giacomo, che io conobbi, il grande Gegé Di Giacomo, batterista di Carosone. Io provengo da quella cultura là, mi identifico un po' come Gegé. Però bisogna dire che il libro, mentre Patatrack significa dare ai giovani, scendere nelle cantine, come sono sceso io in cantine, a suonare quei ragazzi. Non fatto il coach, sai, quello che The Voice, quello che giudica, ma mi sono messo a suonare, regalando ai giovani dei miei pezzi che loro hanno realizzato come cover. Toni, peraltro Pino Daniele, lo abbiamo detto, Tullio De Piscopo, Edoardo Bennato, insomma, con Edoardo De Crescenzo, Baccini, Dario Fo, ce ne stanno tantissimi. Hai nominato, insomma, grandissimi esponenti della musica partenopea. Ho realizzato anche dei film come attore. Diciamo che tutto questo viene dalla provincia, da un provinciale, ma questo è un libro di tutti che si possono regalare in questo periodo ai giovani che hanno un sogno, hai capito? Toni, il mondo fa da sfondo all'avventura artistica di Toni, che sei tu, che arriva a comporre e a proporre al pubblico brani propri. Nelle sue composizioni, e questo è interessante, le sonorità vesuviane delle origini si intrecciano con il fascino visionario di echi esotici delle popolazioni dell'Africa e dell'America Latina. Sì, in realtà noi con Gino Spiegaci un po'. Con Gino Magurno, che è il mio produttore da sempre, abbiamo inventato un linguaggio che è il lumumbese, e questo video che stiamo vedendo in questo momento ne è una testimonianza. Lumumbe
è un linguaggio afro-vesuviano. Ti faccio un piccolo esempio rapido. Simone muove coscio, mamma Simone muove coscio. Un gambo come magemba che vende buon che sa com'è. Osa o fra o mai, ma canta stanno è. Lumumba, lumumba, lumumba. Direi che hai detto tutto senza parole a questo punto. Sì, zingi me l'ha da Rubén. È praticamente un linguaggio afro-vesuviano. Si voca camp, insegnami una novena per vendere. Questo è lumumbese. Questa musica che tu praticamente hai inventato, per chiudere, ha delle testimonianze, insomma, reali, forti, di personaggi come Pupi Avati, Enzo De Caro, Pino Daniele, insomma, tanti che hanno poi confermato quello che tu un po' hai inventato e hai portato nella nostra terra. Sì, c'è anche Gigi D'Alessio, ci sono tantissimi artisti che hanno voluto dare un parere, diciamo una piccola testimonianza del mio lavoro. Però bisogna dire che tutto questo nasce dalle radici vesuviane. Io provengo dal paese vesuviano, certo. Quindi da là ho iniziato con i Contadini della Zappata, che è un gruppo folcloristico, e da là parte tutto l'esperimento. Un popolo senza radici è zero, e noi abbiamo a Napoli questa possibilità enorme di abbiamo una grande tradizione musicale. Sì, ma di reinventarci, ecco, di reinventarci. Tante cose nuove che si possono essere, che partono da Napoli. Io credo ancora in questa città, ci sto ancora, come vedi, e quindi credo ancora nelle etnie, perché è pieno di talenti nascosti ancora. E Patatrac è la testimonianza. Grazie di cuore. Allora, Tony Cercola, un uomo di tradizione, ma anche di ricambio generazionale, perché è un po' un input, uno sprone. Percussautore. Percussautore, esatto, bravo. Grazie. Percussionista, professionista che dà slancio anche a quelle che saranno le nuove generazioni, soprattutto anche un po' a inventare. No? Ma soprattutto Patatrac serve a questo, affinché non cade il muro. Benissimo. Io mi sono messo vicino a un muro, come vedi. Come conquistare il mondo con una boatta è il titolo del suo libro. In tutte le librerie, chiaramente, edizione a Nord-Est, diciamolo pure. Perché ringraziamole. Gli editori, vabbè, vanno pure citati. Certo, grazie ancora. Adesso restate con noi, andiamo in pubblicità, perché c'è un appuntamento molto molto importante con la politica. Sarà in studio con noi un esponente importantissimo del Movimento 5 Stelle e commenteremo una condizione turbolenta della nostra politica, del nostro paese, riflessa sulla Regione Campania. Restate con noi.